Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono Smitterli e sono qui per un nuovo episodio di Tomb Raider, la Definitive Edition 2003. Sono qui con Lara Croft, pronto con l'avventura odierna. Nel scorso episodio sono riuscito a trovare aiuto, a chiedere aiuto, c'è un SOS, ma l'aereo è stato misteriosamente attaccato da dei fulmini che sono comparsi dal nulla, cioè c'era era limpido, sentivo una vocina, forse è la regina che ha fatto insomma il suo, chi lo sa. E allora siamo qui cercando di salvare quell'uomo, perché uno è morto, abbiamo visto morire davanti ai nostri occhi, ma c'è un altro pilota dell'aereo che è ancora vivo, cerca di salvarlo. In più c'è il mistero sia della regina del controllo del tempo, ma anche questa degli uomini che la venerano, o penso sia questo il culto del sole, il fuoco, insomma. Tanti misteri da scoprire, perché so che almeno stiamo andando avanti. Ma prima di iniziare, come sempre, lasciare like, commentare e condividere se potete essere il canale. E adesso, bando le ciance e che viaggio inizio. Let's go! Bene, ho visto anche che in questi episodi l'audio del gioco è un po' più alto della mia voce, molto più alto. Io già l'ho abbassato sul programma di registrazione, però vorrei, se possibile, anche abbassare l'audio del gioco in sé. Magari il volume della musica, ad esempio. Ai minimi storici in bel 30 ci può stare. Non mi interessa questo. Audio SFX e dialoghi. Dialoghi li vorrei altri, sinceramente. Però, tutto fatto. Mi dà un po' di andare in azione e andare a salvare quell'uomo. Qui vediamo se ci può servirci. Andiamo verso quella parte. Ok, quante casse. Quanti oggetti per livellare. Siamo, penso, nei resti della città centrale, perché vedete qui molte statue di culti taoisti, c'è anche... Sono rovine antecedenti all'epoca Kofun. Ah, ancora prima sono queste statue, addirittura. Da uno sguardo lo sa. Già stato bella, è la Lacroft, ragazzi, che ci stupiamo a fa, che ci stupiamo. Comunque, devi andare subito avanti, cerchiamo... Un pellegrinaggio. Questa cosa qui che è bella, però, in mezzo alle montagne, così. La cosa che è solo in Orizzonte posso trovare. No. Una regina. Anche qui, in Europa. Imiko. Proprio da lì quel vento. Anche prima, con il tempio di prima, che c'è un vento enorme che andava a. È tutto impossibile. Ti ferma. Capitano Jessop! Capitano Jessop! Cosa che è morto? Oh, oddio! Mi hai dato fin troppi problemi, ragazzina. Ma per fortuna sei ingenua e prevedibile. Uccidiamola! Sapete, una bella trappola, tanta gente è morta e c'è anche rotta, e quello lì penso che sia a questo punto il capo. Guarda qui quanti corpi, e perché non siamo ancora vivi? Cioè, i lucifi siamo noi. Tanto per farci il gioco, però veramente, mamma mia. Che crudeltà, lei non c'è neanche a muoverci. Bene, lo dondoliamo. Non capisco, penso all'asse, ecco. E cade giù di testa. Non facci male, cioè si fa male, però ancora viva. Altri sarebbero morti. Seconda caduta dall'alto dei cieli. La posta che si mette sempre, non so perché. Mamma mia, quanta crudeltà. E anche lì, capitano. Cosa sta succedendo? Mamma mia. Sarà esploso, forse. Durante l'attacco lì al ponte. Quello è un gigante, qualcuno di enorme. Che sembra fare la guardia. Ma com'è così grosso quello? Di qui, cara. Vai, vai, vai. Mamma mia, veramente. Quanto è cruente questo gioco. Sta cercando?
Avete sentito qualcosa? Ma per fortuna noi siamo già dentro questa buca. Però come facciamo a battere uno come quello così grosso? Non è che abbiamo delle bombe o qualcosa? Dovreste, mamma mia. Ma già venire qui in mezzo ai colpi tagliati, pezzi. E qui vedete le ossa. È tutto un circo. E questo vento che è veramente forte e misterioso. Cioè, ma cos'è che lo... Se fosse colpo dell'isola. E siamo qui ora al monastero. Molti anche durante la guerra si ricordano col cappello. Seconda guerra mondiale. Colpi. Ok, viene da quella parte. Altri colpi legati, sai da quando sono questi qua. Mamma mia, raga, veramente, mamma mia. Ma io ho un tirapiattello, non mi ho armi? Sì, per fortuna. Io andrei con l'arco perché è l'arma più silenziosa. Oh mio Dio, che dobbiamo fare? Ah, il luce da pompa. Spero funzioni ancora. Fucile da trincea, non attrezzature. Wow. Qui intorno ho sentito un rumore. Penseranno i guardiani. Vediamoci di torno prima che ammazzino anche. Vabbè, penso possa salire. Mi stanno cercando. Allora, nemici dalle grossi topi. Non va da quella parte. Non vedo nient'altro qui da pigliare, quindi dai su. In bocca ai nemici, così dai. Odio le tombe. La regina del sole e la guardia tonante. Possibile che quello di prima... Imiko, la prima regina del sole. Questa è Yamatai. E questa è lei. O perlomeno lo era. Incredibile. Sembra un rituale del fuoco. Una specie di sacrificio. Orribile. Perché le donne venivano messe a rogo? Un viaggio, un pellegrinaggio. Che sia questo monastero? Versa dell'acqua. Perché? Che offriva, però. Wow, ragazzi. Rieccoti, regina. Aspetta. No, non sta versando acqua, sta cedendo il potere. È un rito di successione. Una cerimonia che incorona la nuova regina. Laggiù! Oh no! È nostra! Allora, è il momento di fare così esplorazioni. Cioè, c'è il modo della successione, come lei ci deve i suoi poteri per essere una regina. E diceva la bello, com'è che loro venivano messi a rogo, eh? C'è tanti motivi per te a rogo una donna. Anche solo il fatto che dicesse una cosa contro i maschi. A rogo, blasfema! Vabbè, quella è roba, o l'America dei 1300, 1600, per giù. Però, purtroppo è così, purtroppo. Però... Che combinate laggiù? È morto! Sì, sì, è morto. Oddio. Caspita. Cos'è quel bestione? Però viene anche i colpi, non dire che... Oddio. Ok, mi semina i colpi, vuol dire che ragazzi, mi prendo il pompazzo e vado all'attacco. Come salire? Ah, ok, devo rompere qua. Ma io non voglio spaccare, sciupare i colpi. Usiamo la pistola, va. O se devo solo spingere? Ah, aspetta, aspetta. Forse ho capito, ho capito. Ed è boom.
Non che perché ci suona la campana, perché suona per te. Citazione, d'accord. Attenzione, io andrò di arco. Io me ne vado da qui. Per non richiamarmi nemici. Qui possiamo fare una cosa, abbiamo un sacco di punti italiani. Mamma mia, posso migliorare. Qua niente, che bello. La medaglietta. Nada, nada. La pistola. Nada, nada. E ragazzi, si leva solo l'arco. Ma dai, vabbè, il punto è fatto questo, non ce l'ho più, vabbè. Niente da fare. Niente da fare. Allora, colpo del bomba qui funziona. Ho so che c'è anche delle vie diverse. Grazie a questo. E vai a prenderci. No, è estremamente ventosa. È molto più pericoloso ovviamente. Che noi cadiamo. Vai Lara. Dai così. E allora quando mi si va, ci buttiamo? No, per girare. Mamma mia raga. Mamma mia, questo sento davvero non è tanto buono passare di qua, ma che dobbiamo fare? E basta, pausa, non voglio. Lala. Lì posso riconoscere. Dai Lara. E vedo quel S gigante. Ma cosa cavolo è? Ma chi lo manda? Cioè, è veramente troppo grosso per essere umano. Devo saltare, bene. Dai Lara, dai Lara, dai Lara. Vai, denti, denti, denti. Grandissima. Che muscolo, sta ragazzo. E qui Nate è una degna rivale. Non vuole aprirsi. Lascia perdere. Ullala. E vabbè. Non ci ha trovato. Ragioniamo. Sì, ragioniamo. Chi sono quei guardiani? Cosa vogliono? Uccidiamola. Vabbè. Sei mia. Ah, cagà. Io ho usato la pistola. La pistola è sotto. Che devo ricordarmi la pistola è sotto. E che... in questi casi uso la pistola semplicemente per ferire. Non uso il pompazzo che è nell'arma importantissima. Allora. Allora, qui non c'è alcuna via, sono altri colpi. E allora dobbiamo chiudere il vento. Ma che poi che si debba? Lo possiamo aprire. E infatti. Ah, ecco che c'è una finestra alla volta. Perché devo spaccare queste assi che tengo la campana. Ah, c'è con qui, c'è con qui. Era molto evidente, ma io non l'avevo capito. Perdonemo. Ora apriamo l'altra. Via qua, via qua. Io se spazio no. Davvero quanto vento, che meccanismi vecchi che però funzionano. Ok, se il vento non ci va, ora dai così amico mio, dai, spacca tutto. Dai, cadi, cadi, campana. Vabbè, oddio quanto è grosso questo. Decidere ora. Questo lancio di fuoco ovviamente. Ok. Ma però devo capire cosa volevo fare, perché sono tutto si da aprire altre due possibile, perché ora devono spaccare la campana. Dunque mi resta come alcuni soldati vengono verso di me, tipo oh, dai su, picchiaci, facci male. Va di arco. Ora che tutto è distrutto devono solo colpire verso la campana, che è un punto per cadere. È infatti. Ora però, ecco.
devo. Ma se devo appositamente, cioè io. Cammino tranquillamente. Grande Lara, stai così. Ricordo che è arrabbiatissimo. Grande. Oppure stavo anche cadendo. Vabbè. Tutto a noi, tutto a noi. Ora che siamo sfigati. Lara è una tantrec. Salto perfetto. Non cade, cioè non rotola. Oddio la schiena. Vabbè. Pure mira per sparare, benissimo. Ma che sono a palla, raga. Mamma mia. Quanta realina, quanta ansia che ci dà questo gioco. Guarda, si la faccia. Anche la tua, Sam. Gli altri sono con te. No, ho rubato questa radio a una guardia. Una guardia? Mi hanno rapita. Cosa? Dove ti trovi? Non lo so, sembra un vecchio palazzo giapponese. Parlano di una prova del fuoco. Lara, ho una paura matta. Aspetta, arriva qualcuno, devo nasconderla. Sam! Sam! Una prova del fuoco. Come raffigurato nella tomba di Nico. Rod, mi senti? Sto andando al palazzo. Gli altri sono tenuti lì. Ti raggiungo, così entriamo insieme. Ok, Sam è lì, purtroppo lei. Insomma, hanno detto che lei è l'erede di regina e quindi vogliono fare questa prova del fuoco. Che non è la prova del fuoco. Ma geniale, davvero Lara. Che lei. Che Sam mi dice, no dai, sta andando qualcuno, ascolta la radio. E lei, Sam! Cavolo, capisci se hanno qualcuno e lei staccare. Non può parlarti, giusto? No, lei deve parlarci. Comunque. Comunque, vinta. Quelle creature nel monastero. Indossavano le stesse uniformi della guardia tonante ed emettevano suoni disumani. Senti come parli, Lara. Sembri tuo padre. Si direbbero i superstiti di un'antica civiltà perduta. Okay. Perché questo? Ora sono proprio mio padre. L'unica certezza è che hanno ucciso quella gente. E sono convinta che non esiterebbero a uccidere anche me. Però ora non devo pensarci. Sam è in pericolo e devo salvarla al più presto. Lei conta su di me. Sì, ma hai visto che è un po' soprannaturale. Qua che c'è fucile a trincea, trova tre componenti di questa per sbloccare un nuovo modello. Canna avanzata, la canna forata migliora la minuti dell'arma per inventare i danni inflitti. E io direi che di migliorare un poco. Forse la velocità del colpo o la velocità, perché secondo me la forza ce l'ha di suo. E visto quanti mi ci possono incontrare è meglio essere belli potenziati. E intanto visto che questo è il diario 5 di 1 5 di 10 vorrebbe essere che questo sia la metà della storia. Comunque, lì si può legare. Ah, ecco, si legare qui. Lega qui, amico mio. Bellissima Lara. La strada è questa, penso sia di là. Però. Guarda, è proprio l'auto da fare. Benissimo. Lì c'è un'altra statua. Non so come dobbiamo arrivarci. Ah, è da qui. Però la cosa che ho capito, allora, c'è queste strane persone che venerano. Aspetta. Sì, è questa la strada principale. Comunque c'è questa strana gente che venera la regina e il culto del sole. E la cosa brutta è che penso che se ne sia la loro. La reincarnazione della regina. Lei cerca il punto discendente. E quindi ora la vogliono sacrificare. Fare questo culto. Guarda, poi salti e sali. Guarda questo cerimonia per richiamare la regina. Dovete essere semplice. E quindi c'è persone del culto. Gente che ci attacca, questi soldati. Oh,
Ah, quella quindi è una scorciatoia. Quindi è una scorciatoia. Qui abbiamo due nemici, infatti due fazioni nemici, non solo uno. Le cose sono un po' pesanti. Allora, salta, bravo. Il fatto è che però tutti i nostri amici, come detto Rozzo, sono tutti lì, rinchiusi, messi lì per qualche forma di sacrificio o quant'altro. Qui ti può accendere. E non si vede davvero che fa, perché la situazione è molto pesante. Molto pesante. Allora tu, se fai così, magari ti tira quel fuoco. Accendi anche questo. Yep. Stiamo poi facendo un po' di backtrack, ci lavoro dietro per migliorarci, fare quant'altro. Allora, oh, però questa qua che ho acceso io, a che serve? Ah, eccola, per un'altra casa che sta qua sopra, ovviamente non pigliamo. No, l'avevo preso. Però dai che c'è di qui sopra. L'avevo acceso. E beh ragazzi, andiamo al palazzo, ci vogliono stare tutti gli altri e vediamo un po' di riuscire a salvarci. Anche se è un po' difficile, visto quei esseri molto 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 grossi. Ok, siamo di qui, 9 su 10 per scrivere un po' di esperienza, ma lì sono un bel po' di amici che potremmo uccidere in maniera stealth, se possibile. Tipo quello lì che nessuno guarda. E poi quello guarda, dice, ma adesso ci sono, ma niente. L'ha capito che c'è qualcuno finalmente, ma mi dà la testa. Oddio, colpi sono partiti, quindi ci hanno sentiti, però fuori questi qua, i primi. Vabbè, non so che potremmo scendere se non c'è qui nient'altro. Molto di Lara. E si va amici miei. Cavolo, ci è mancato poco. Mi senti? Ci sono, Sam. Stai bene? Cosa vogliono da me, Lara? Una prova del fuoco? Che storia è? Ascolta, sto arrivando. Ti tirerò fuori da lì. Aiutami, Lara, ti prego. Promesso. Promesso, Sam. Oh, no! Sam! No. Sam! Aiutami! Lasciatela, bastardi! No. Lasciatela! E allora ragazzi, oggi abbiamo scoperto davvero tantissimo. Abbiamo trovato la tomba della regina Akimiko, abbiamo scoperto questa cerimonia del fuoco per la successione dei poteri, quindi forse questo è uno degli obiettivi di questi uomini che venerano la regina del sole, e Sam, che è l'erede, si trova solo a Stark, e con lei che sarà sacrificato, faranno questa cerimonia, non si sa.
Abbiamo quindi questi nemici, da una parte. Altri che non c'entrano niente con gli uomini nel culto, sono soldati, sono scappati qui, ma ci attaccano anche a noi. E dobbiamo andare nel palazzo, salvare non solo sé, ma tutti i nostri amici, perché sono assi vivi, e Rotte verrà pure con noi. Vedremo cosa accadrà. Sono curioso di scoprire che è vero, è una storia che si sta davvero intrisecando, però stanno già scoprendo un po' più di cose. Magari questi uomini quando sono arrivati qui, o chi sono, dove vengono, è alquanto curioso. Ma per oggi finiamo qui l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi lascio un like, a commentare e di la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere notifiche dei nuovi video che usciranno. Seguitemi su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti e materiali a me offerti. Inoltre vi ricordo sempre che se tu supporti il mio lavoro, oltre mi piace, commenti, condivisioni, cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi tramite YouTube e Patreon. In info box trovate tutte le informazioni che vi servono. Noi ci vediamo al prossimo episodio, da vostro Terry, passo a chiudo.